Siamo qui, non sappiamo se all'ora giusta oppure un'ora prima, ve ne frega un cazzo. Treno diretto per Roma. Per Marrakesh, adesso prenderemo il bus numero 19, ce l'ha chiuso in faccia ma ce la facciamo. L'aeroporto dista 6 km. È pieno di bambini, questa è una cosa che si non hanno altro che fare. Geman e Pma. Si è da poco elevato l'adhan del muezzin, adesso andremo alla piazza principale Jena Efna, dove c'è il minareto di Kutubia. Andremo a vedere cosa combinano questi artisti di strada. Quindi qui un caldo torrido, oggi circa 45 gradi. Per arrivare qui un via vai per il souk. Ci stiamo rinfrescando nel Rossi della Fontana, che si trova al centro del torrido cortile, direi non molto torrido. Siamo stati accolti da legni terziari e variopinti mosaici di stile geometrico che decorano la medersa, soprattutto nella parte centrale. Siamo andati a Urzazate e adesso ci fermeremo in un villaggio berbero che potete vedere alle mie spalle, se si riesce a vedere, ma ho praticamente il sole contro, non vedo il display, il caldo è chiaramente intenso. Ad Archiasso dei souk della Medina di Marrakesh, al villaggio di Boumenou Dadeh, situato tra le gole scolpite di rocce antiche e profumo di rose, e poco distante dal deserto. Partiti da Tighir circa 3 ore dal Sahara.
siamo, ci stanno aspettando i cammelli per Ercebi qui a Merzuca. È veramente entusiasmante l'atmosfera. Delle dune. Dopo la notte trascorsa a Ercebi ci troviamo adesso sulla cresta di una duna a contemplare il sorgere del sole. Abbiamo preso un bus locale da Marrakesh per Essaouira. È un bus incredibile a dorso d'asino, la famosa città balneare. Rocca caratteristica, tipico villaggio di pescatori. L'isola della Pompa. Essaouira, che in marocchino significa ben progettata. Se infatti nasce da un ménage artistico europeo, in particolare francese e marocchino. Fu progettata infatti da un architetto francese su ordine di un sultano nella seconda metà del Settecento. Ci stiamo rinfrescando, qui tira veramente un vento gradevole direttamente dall'oceano. Tressal Yamana sarà la compagnia che sfreccerà da Essaouira a Rabat. Il bello di questi bus è che fuori sembrano integri. Qui non sanno assolutamente che ora è, se sono le 6:30 per il Ramadan oppure le 7:30 ora che stanno tutti passanti. Da Essaouira. Adesso ci troviamo a Rabat per trascorrere uno o due giorni. Rabat, la capitale del Marocco, precisamente nella Casbah, ossia la Ribat, fortezza, da cui deriva il nome della città. Abbiamo scoperto una verità inquietante: riutilizzano le cannucce. Da notare qui l'estremità leggermente spezzata con chiari segni di Coca-Cola. Stazione di Rabat, diretti a Meknes. Porte dei treni rigorosamente aperte. Meknes, Bab el Mansour, la porta più imponente della città, ma una delle più belle del Marocco. Questa è la piazza principale, una sorta di Jenna Fna. E ci troviamo sotto il Ramadan, sono tutti molto nervosi, parecchie risse per strada, anch'io sono stato oggetto di una manata quasi amichevole sulla spalla. Volubilis e torneremo qui.
posto romano in Africa, datato al primo secolo d.C. Abbiamo visitato l'antica città, l'antica Urbs, delle quali rimangono significative vestigia, tra le quali spiccano le terme di Gallieno, un antico hammam romano. Le case con gli splendidi mosaici. Dar el Makhzen, la porta del palazzo reale qui di Fes. Siamo appena arrivati, è nei pressi della Mellah, del quartiere ebraico. Adesso cercheremo di andare alla Medina. Della Medina di Fes, in particolare questa che ammiriamo intorno, è la Medersa e l'Attarine. Sperando di non imbatterci in soggetti che addirittura arrivano a delle minacce se non si prende la guida. La costa atlantica non tradisce. Ci troviamo ora ad Asila, una tranquilla cittadina che si affaccia sull'oceano Atlantico. Abbiamo appena visitato la Kesba, che è un vivace tripudio di azzurro, blu e verde, e gli stessi colori di questo oceano. Dopo alcuni giorni di ristoro qui a Tangeri e qualche disavventura. Il nostro viaggio finisce qui.